Grande vittoria, qualificazione ai gironi Champions attraverso una prestazione forse ancora migliore di quella di andata, grande intensità, praticamente nessun rischio se non nel finale, tante palle gol, aggressività, il Nizza che doveva attaccare non è riuscito a farlo. Sì, penso che siamo riusciti a fare la nostra partita anche qua a Nizza, che non è una cosa facile. Siamo felici e molto contenti della qualificazione perché era praticamente la nostra stagione. Scorsa in due partite penso siamo riusciti a andare oltre il Champions, questo era il nostro obiettivo. Siamo felici, ora a riposare perché domenica ci tocca una partita molto difficile in campionato contro Atalanta che l'anno scorso ci ha vinto due volte. Un pass per i gironi di Champions quanto può essere importante sul piano del morale anche in chiave campionato? Importantissimo, era praticamente la parte della vita, siamo molto felici e ora dobbiamo recuperare, dobbiamo essere tranquilli perché sarà... È una Champions molto difficile. Dal punto di vista della condizione fisica siete in un ottimo stato di forma, contrariamente agli altri anni le squadre di Sarri incontrano qualche difficoltà, quest'anno invece siete partiti benissimo. Certo, penso che siamo preparati bene a Dima, abbiamo lavorato tantissimo, penso che questo è il merito del lavoro dello staff e quindi siamo felici, siamo contenti di essere in una buona condizione. Il Napoli è ufficialmente in terza fascia Champions, c'è uno stadio che magari sogni di giocare, uno stadio europeo che è sempre piaciuto e magari vorresti giocarci? Il sogno è quello di essere in Champions, quindi siamo felici, siamo passati e sì, quando siamo a questi livelli di Champions League sono tutti stati belli, partite difficili, quindi cerchiamo di essere pronti. Quanto è importante che tutti danno la sensazione di sacrificarsi, abbiamo visto gli attaccanti, poi voi, la difesa alta grazie al fatto che attaccanti e centrocampisti prestavano bene, cioè si lavora davvero di collettivo e tutti fanno la corsa per il compagno, no? Come si dice in gergo. Al di là della qualità tecnica che c'è, questo forse è l'aspetto fondamentale. Certo, penso che la forza di questo gruppo è il collettivo, sappiamo che appena uno molla un po' la squadra va un po' in difficoltà, quindi cerchiamo sempre di uno dare una mano all'altro e penso che siamo riusciti, siamo felici di questa vittoria. Non ti preoccupare, il fallo da dietro te l'ha fatto Koulibaly, hai visto? Sì, tranquillo, non fa niente. No, ciao. Raccontiamo questo perché chiaramente...